la SPAL. Non sono andato, non l'ho vista la partita. Non ci sei andato? No, no. Perché? Perché per il basket. Per il basket, bravo, hai vinto? Sì. Bravo. Che è successo con la SPAL? Abbiamo perso. No. Abbiamo perso 6 punti fondamentali. Secondo me ci siamo montati un po' la testa dopo il pareggio a San Siro e abbiamo preso sotto gamba queste ultime due partite. A Torino con quale atteggiamento? A Torino con l'atteggiamento che abbiamo avuto non nelle ultime partite, perché nelle ultime partite ci siamo lasciati andare. SPAL e Benevento erano squadre con cui dovevamo vincere assolutamente. Invece abbiamo... Però ormai il dado è tratto. Diciamo più attivi, perché sono stati molto lenti, hanno perso molte occasioni e in più la difesa non riesce molto a... Successo che abbiamo preso sotto gamba un avversario pericoloso che era sotto di noi ed era importante vincere, invece non l'abbiamo fatto, abbiamo addirittura perso. Perché? È perché c'è stato, a mio avviso, un atteggiamento sbagliato della squadra. Li ho visti poco concentrati, poi sono stati degli errori individuali clamorosi a mio avviso, quindi che si potevano assolutamente evitare secondo me. Cosa diciamo all'uomo ragno e poi a Batman? All'uomo ragno che a mio avviso ha sbagliato l'atteggiamento della partita. Cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto incitare i giocatori, a mio avviso. Ad esempio, dopo che abbiamo preso il 3-1, il 2-1, lui si è messo a scrivere gli appunti, cosa che Nicola non faceva, ad esempio, ma andava ad incitare i giocatori, quindi mi ha dato un po' fastidio questa cosa, semplicemente. Ah, Batman, beh, di tirare fuori i superpoteri insieme a Spider-Man. E gli altri giocatori cosa gli diciamo? Beh, anche loro hanno un superpotere nascosto, lo tireranno fuori tutti. L'atteggiamento giusto era giocarla a viso aperto comunque, nel senso che non bisognava né chiudersi né andare subito all'attacco, bisognava equilibrare la partita, come dovevamo fare anche a Benevento. Che succede? A Benevento, ad esempio, abbiamo messo Aieti mediano, e quindi hai rinforzato il reparto difensivo, ma il Benevento, essendo una squadra a mio parere scarsa, va presa subito, cioè va subito attaccata e chiusa nella sua metà campo. Mentre con la SPAL dovevamo fare noi le partite in entrambe le partite e invece abbiamo subito i contraccolpi di queste due squadre. Cosa vogliamo dire all'uomo ragno? Oi zenga mio, capisci anche una cosa, perché va... Ci dobbiamo salvare veramente, Zenga, io confido in te, dai. Ogni pronostico, io continuo a essere fiducioso nella nostra squadra perché le capacità, come ho detto, ci sono. Poi beh, ci sono state le sconfitte in quest'ultima partita, però il Crotone, se vediamo i dati proprio statistici, il possesso palla c'è stato, anzi il possesso palla è stato più del Crotone, però purtroppo capita che vada male qualcosa che... Speriamo di riprenderci i punti che ci sono scappati con Benevento e SPAL, insomma, speriamo bene. Ma lei è fiducioso verso questa salvezza? Diciamo che dopo queste due partite... Però ne mancano 12. Ma diciamo che ancora quante partite mancano? 11, 12. Quindi ancora il campionato è lungo, speriamo di fare anche delle punti con delle big, chi lo sa, con la Roma in casa. Non lo so, speriamo, insomma. È d'obbligo, speriamo. Dopo. Eh? E per finire, come si dice? Forza Crotone. Sempre Forza Crotone. Forza Crotone. Forza Crotone. Sempre Forza Crotone. Oh. Devo andare io. No, qui. Cosa è successo con la SPAL? Niente.